numero 10 Roberto Onorati, numero 11 Marco Nappi. Lo speaker ha letto le formazioni ufficiali, ci sono state delle variazioni proprio durante gli ultimi minuti prima che le squadre scendessero sul terreno londinese. Formazione del Genoa che prevede Pastine, Dellicarri e poi Nicola, quindi Ruotolo, Galante e Cavallo, Magoni, Bortolazzi, Montella, Onorati e Nappi. Gli avversari del Port Vale, società fondata nel 1876, ricordiamo l'anno di fondazione del Genoa, 1893, si schierano con il consueto modulo tipicamente britannico, con il 4-4-2 e con questa formazione: Musselwhite, Hill, Tanker, Bogey, Griffiths, Haspin, McCarthy, Porter, Foyle, Glower e Sappi. L'inquadratura per lo scugnizzo di Pomigliano d'Arco, Vincenzo Montella. Molte le speranze del Genoa oggi qui a Wembley sono proprio rivolte alla capacità dell'attaccante, del giovane attaccante rossoblu, per riuscire naturalmente a far propria questa edizione del torneo anglo-italiano. Mentre ora viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle 17 vittime della tragedia di Dunblane, come sapete è accaduta qualche giorno fa in Scozia. Bellissima questa immagine che ci propone la regia londinese con le due mascotte, una rosso-blu e una del Port Vale, che vedete si stringono la mano. E questo è il fischio dell'arbitro che sancisce questo minuto di estrema emozione, di estremo raccoglimento, una tragedia che è stata veramente molto sentita in tutto il Regno Unito. E adesso occupiamoci di quello che potrebbe succedere da qui a qualche minuto sul terreno dello stadio di Wembley. Genoa naturalmente in tenuta rosso-blu, accompagnato a Wembley da più di un migliaio di tifosi, e tutto sta per partire. Vi diciamo anche che l'ultima edizione non è stata fortunata per le nostre squadre, perché l'Ascoli è stato sconfitto proprio un anno fa dal Notts County per 2-1 e poi è malinconicamente retrocesso in C1. È andata molto meglio alla Cremonese nel 93 e al Brescia nel 94. Hanno vinto per 3-1 sul Derby County e per 1-0 sul Notts County, mentre Nappi, primo pericolo, portato alla porta di Musselwhite. Genoa subito pericoloso. C'è questo colpo di testa di Dellicarri sul numero 9 Foyle e il fischio dell'arbitro finlandese Ilkka Koho, che dirige il match. Rivediamo intanto il buon controllo di Nappi e poi il tentativo respinto dal portiere inglese. Manovrano a centrocampo l'inglese con Bogey, mentre perde palla. Scatta Montella, va a chiudere su di lui Haspin, che è uno dei due difensori centrali. Molto aggressivo il Genoa in questo inizio di partita. Bortolazzi lotta su questo pallone alla meglio Porter, e ora per il numero 2 Hill. Cavallo sull'altro fronte, riesce a disimpegnarsi bene nei pressi della propria area di rigore, poi il retropassaggio verso Galante e quindi il fischio dell'arbitro Koho
che assegna un calcio di punizione a favore, crediamo, della formazione inglese che milita in prima divisione e attualmente al 17° posto. Come sapete, il Genoa, dopo aver iniziato molto bene il proprio campionato, mentre è stata battuta a sorpresa la punizione, c'è Onorati che ha fatto buona guardia, ha iniziato molto bene il suo torneo, ma ora si trova in una posizione di centro classifica al posto di Radice, esonerato un mese fa, c'è Gaetano Salvemini. Buon inizio da parte del Genoa, Brighenti che con il sottoscritto collabora alla realizzazione di questo commento. Ho visto immediatamente che c'è qualcosa di importante per la squadra genuana, il Nappi che è molto vivace e quindi metterà sicuramente in difficoltà il duo centrale inglese che mi sembra abbastanza lento. Quindi, secondo la mia opinione, giocare a rasoltare in questo momento è molto importante per il Genoa, tenere la palla assolutamente a terra. Sono trascorsi 2 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, siamo sempre sullo 0-0, Gennaro Ruotolo, capitano, Torrente infatti è in panchina, Bortolazzi smista sulla sinistra, ma c'è l'intervento della retroguardia inglese, poi un fallo commesso da Fabio Galante, Galante che ha giocato mercoledì a Lisbona con l'Under 21, rivediamo il fallo commesso da Galante sul 33enne attaccante Martin Feuler. Colpo di testa di Dell'Icardi e l'altro marcatore rosso-blu, Dell'Icardi e Galante con Cavallo che funge da libero, ecco Magoni, Bortolazzi è la mente del Genoa, opera questo lungo lancio per lo scatto di Montella, c'è questo rinvio di Griffiths, si incarica della rimessa laterale Magoni. Anticipato intanto Ruotolo, Cavallo, Galante, Bortolazzi, Nicola che agisce sul settore sinistro, Cavallo, tra gli invitati di lusso qui a Wembley. Abbiamo visto proprio in apertura di collegamento l'ex commissario tecnico della nostra nazionale Enzo Berzot, campione del mondo nell'82 in Spagna, ha stretto la mano a tutti i giocatori per il nostro calcio, le nostre istituzioni calcistiche, la presenza anche del presidente della Lega Nizzola accompagnato dal segretario Petrosino. Ruotolo. L'intervento preciso di Haspen. Porta il pallone in avanti Bughi. Sulla sinistra è libero Gappi. Parte il traversone, l'interruzione di Magoni. Il primo calcio d'angolo a favore della formazione britannica dopo 5 minuti nel corso del primo tempo. Si porta sotto Griffiths, uno dei due centrali, ecco Gappi, chiama lo schema, la palla sul sinistro, Nappi in copertura, scatta Ruotolo, inciampa poi sul pallone stesso Ruotolo, buon inizio rosso-blu con l'occasione avuta da Nappi e ora c'è questa incursione inglese con Bogey che è un po' la mente del centrocampo del Port Vale, formazione che nella finale britannica ha sconfitto il West Bromwich, mentre il Genoa è approdato dopo il girone eliminatorio qui a Wembley superando in due occasioni il Cesena. Si fanno vedere sulla destra minacciosi gli inglesi, la palla che filtra, Pastine in uscita blocca. Mi sembrano gli inglesi organizzati benissimo a centrocampo, infatti hanno preso il dominio di quel settore. Il pericolo verrà senz'altro dai centrocampisti che si inseriranno
tra le difese genovane. Credo però che i difensori del Genoa abbiano capito l'intenzione degli inglesi. È andato a staccare Galante, va a chiudere poi Cavallo, che è uno dei tanti liberi schierati quest'anno dalla formazione rossoblu. Ricordiamo Turrone, addirittura Bortolazzi durante la gestione Radice. Poi è arrivato Salvemini, l'allenatore di Molfetta ha in pratica deciso di schierare Cavallo dietro i due marcatori. Onorati, fischio dell'arbitro finlandese. Primo piano per Vincenzino Montella, il capocannoniere del torneo di Serie B, con 19 reti e anche nel giro della nazionale Under 21. Ecco un'inquadratura per Salvemini, vicino a lui il direttore sportivo Spartaco Landini. Si fanno sentire le urla di Salvemini qui al Wembley Stadium di Londra. Palla dentro per Montella, che lotta con Griffiths. Montella che non è al meglio per quanto riguarda le condizioni fisiche, soffre di pubalgia, ma naturalmente non ha voluto mancare questa sfida, e il Genoa forse ha anche in campionato risentito dello scarso apporto di Montella nell'ultimo mese. Ruotolo, spalla a spalla con Tucker, quindi Nappi, il colpo di testa di Dellicardi. Glower, Foyle, Gappi e l'esterno sinistro, le due punte sono il numero 9 Foyle, il numero 10 Glower. Nappi propone il contropiede, Montella si sgancia Onorati sulla sinistra, un'occhiata a Nappi da parte di Montella, parte il traversone piuttosto lungo, il controllo con il destro, arriva anche Ruotolo, cerca l'1-2 con Nappi, non funziona, la retroguardia inglese si disimpegna piuttosto bene in questa occasione. Bortolazzi anticipa Boghi, quindi Cavallo, buona comunque l'autorità espressa sinora sul campo dalla formazione di Salvemini, che si è fatta subito minacciosa proprio all'avvio con Marco Nappi. L'anticipo comodo di Dellicardi, che però poi si trasforma in un assist per gli avversari, rimessa laterale sulla tre quarti di campo rossoblu. Boghi, Griffiths, l'altro difensore centrale Haspin, l'anticipo di Magoni, Onorati, Nappi, riesce a guadagnare ancora questo pallone il Genoa sulla linea del centrocampo, poi in profondità è l'intervento di Luca Pastine. L'inquadratura è per Martin Foyle, è un po' l'emblema della formazione di Stoke-on-Trent, e dal 1992 nella rosa del Port Vale ha segnato qualcosa come 70 gol, non sono pochi. Ruotolo, il colpo di testa di Griffiths sul traversone di Gennarino Ruotolo. Inquadratura per Griffiths. Magoni, opera il traversone lungo per l'avanzata di Nicola, pallone che va a finire a fondo campo. Ecco con il numero 3 Davide Nicola, giocatore di 23 anni, ed ecco Gaetano Salvemini. È stato definito Sergio Brighenti dallo stesso presidente Spinelli una sorta di traghettatore, in vista forse di una stagione la prossima. Il Genoa non sa ancora se disputerà in Serie A o ancora in Serie B. In effetti il Genoa deve tutto giocarsi il campionato. Salvemini in questo momento punta tutto sul campionato, anche se in questa partita vedo che ha messo la formazione migliore, che tra parentesi si sta comportando molto bene, perché gli inglesi hanno una buona squadra. Devo ammettere che sanno anche giocare più tecnicamente di quello che mi aspettavo, quindi sarà una partita molto difficile.
Ricordiamo anche che le due formazioni si sono incontrate l'8 novembre scorso durante il turno eliminatorio proprio a Stoke-on-Trent e finì 0-0. Allora c'erano Radice e Thomas Skurvy. Si combatte sulla linea laterale e c'è un fallo commesso da Onorati ai danni del numero 7 McCarthy. Rivediamo. Va a calciare Boghi. Stacca ruotolo. Arriva Porter. Verso Stokes. Il contropiede del Genoa. Ruotolo, Nappi. Il pallone filtra verso Bortolazzi. La palla sul sinistro. E c'è la comoda parata di Musselwhite. Genoa comunque che gioca la palla in profondità e che punta forse tutte le proprie chance proprio su questo metodo d'attacco anche per cercare di eludere la forte presenza sulle palle alte dei difensori inglesi. Nappi uno contro uno, palla sul destro, Montella purtroppo cincischia, non riesce ad uscire da un ginepraio di gambe avversario. Ruotolo e la palla in rete! Il gol di Gennarino Ruotolo al 13° minuto del primo tempo e il Genoa è in vantaggio. Ha segnato il capitano Ruotolo, Sergio Brighenti. Infatti il Genoa ha messo in difficoltà la squadra inglese proprio con le triangolazioni in raso a terra. Credo che meritava proprio il gol in questa situazione. Gli inglesi quando giocano contro squadre veloci e che giocano la palla a terra si trovano sempre in difficoltà. Forse c'è stata una leggera deviazione, rivediamo, del numero 5 Griffiths. Rivediamo intanto l'azione piuttosto complessa. Montella che non riesce a uscire dalla morsa dei quattro difensori britannici. Arriva Ruotolo e la palla indirizzata alle spalle di Musselwhite. La rete però è di Gennarino. Ruotolo se la merita. Noi la segniamo a Gennarino. Inizio quindi favorevole alla formazione di Salvemini. Sempre una grande soddisfazione calcare il terreno di questo mitico stadio. Ricordiamo anche che Bortolazzi, Torrente, Ruotolo ed Onorati, e in tribuna viene segnalata la presenza anche di Claudio Branco, sono i reduci dal famoso successo genuano a Liverpool, mentre osserviamo la risposta del Port Vale con Pastine sugli scudi. È stato bravissimo a chiudere lo specchio sulla conclusione di Martin Foil, la risposta del Port Vale, rivediamo. La deviazione poi decisiva di Magoni. Grida mia Pastine. Ulteriore deviazione, la respinta ancora di Magoni, preziosissimo il suo contributo davanti alla propria porta. L'intervento corretto di Bortolazzi su McCarthy, Onorati, non passa. Ancora McCarthy, spalla a spalla con Nicola, possibilità del traversone, arriva Galante che va a chiudere con grande esperienza sul numero 7 inglese. Dicevamo dei quattro reduci, dei cinque se calcoliamo Branco, della favolosa vittoria all'Anfield Road di Liverpool, Coppa UEFA 91-92, il 2-1 allora sulla panchina rossoblu c'era Osvaldo Bagnoli. Il rinvio di Luca Pastine, preda di Onorati, ecco Ruotolo, che lascia sfilare verso Stokes. Magoni. Abbiamo superato da poco il quarto d'ora, Genoa è in vantaggio per una rete a zero. Il gol di Gennarino Ruotolo al 13° minuto. Fermato ancora Ruotolo, Magoni si combatte sulla linea centrale del campo. Parte in profondità Nappi, posizione di fuorigioco. Il controllo di Cavallo che è andato a chiudere su Lee Glover, scozzese, giocatore di 26 anni.
Gatti, Boghi, cambia gioco, Griffiths, risposta di Galante, ancora Boghi, palla intercettata da Onorati, può scattare il contropiede del Genoa, Nappi aggancia con fatica e non riesce a trattenere il pallone sul terreno di gioco, si arrabbia un po', Nappi è un giocatore estremamente generoso. ...17 minuti nel corso del primo tempo, il Genoa sta vincendo a Wembley sugli avversari del Port Vale, la finale del torneo anglo-italiano. Cavallo in qualche modo riesce a raddrizzare una situazione piuttosto pericolosa, Nicola sul settore sinistro, pallone recuperato ancora da Griffiths, lo scambio riuscito con Boghi che poi scaraventa in mezzo, l'uscita di Pastino, Sergio Brighenti, una partita comunque direi molto interessante. Certo, gli inglesi sono andati all'attacco rabbiosamente ma non hanno riuscito a sfondare, dobbiamo dire un gran bravo al portiere Pastine che ha salvato in due occasioni il risultato, comunque una partita tutta da vedere, veramente interessante. Rimessa laterale indicata dal direttore di gara finlandese, Onorati, Galante, pallone nella zona di Marcel White, ci sono state, dicevamo, delle variazioni sulla formazione annunciata da Salvemini, è probabile però che ci sia durante la partita stessa una staffetta fra Galante e Torrente. Intanto scatta Montella, è andato Hill a chiudere, è un Genoa naturalmente che sul piano della velocità dà più, molti grattacapi alla retroguardia della Port Vale. Magoni, Montella, viene toccato da Glower, si prosegue, Gappi, poi Onorati, uomo di grande esperienza, Bortolazzi, da Onorati subito per Marco Nappi, ancora una volta pescato in posizione regolare ed è la seconda volta consecutiva che Nappi si trova oltre tutti i difensori del Port Vale. Nappi, Montella, Brighenti, una coppia che ha fatto anche discutere in campionato e che mi pare che qui si stia dimostrando quantomeno vincente. Certamente, specialmente in questa partita, credo che le situazioni di gioco siano date le loro caratteristiche. Per esempio il Nappi, secondo la mia opinione, contro gli inglesi è irraggiungibile, anche perché sa volteggiare bene, dribblare e soprattutto ha una rapidità eccezionale. Fermato Magoni intanto sulla sinistra da Stokes. Gappi, giocatore di 26 anni, Steve Gappi, una serie di finte, buona tecnica, raddoppia il Genoa su di lui, lo insegue Dellie Curry e il Port Vale che guadagna, credo, una rimessa laterale. Un po' arrabbiato Gappi. Boghi, Bortolazzi, lo scatto di Montella, al centro Nappi, insiste Montella sulla sinistra, sta arrivando dalle retrovie ed è servito Nicola, opera il traversone e poi c'è questo scontro fra Griffiths e Marcel White, ha toccato per ultimo il difensore centrale e c'è calcio d'angolo a favore della formazione rosso-blu. Rivediamo, un cross forse un po' troppo lungo da parte di Nicola, ma leggera incomprensione anche fra i due difensori del Port Vale. Ecco Paul Musselwhite, 28 anni. Marco Nappi. Sul primo palo il raddoppio di Fabio Galante.
il 2-0 del Genoa con Galante, applaude Salvemini, battuto Marcel White per la seconda volta dopo 21 minuti. Un giocatore abituato Galante a segnare, specialmente con la maglia della nazionale Under 21, e raddoppio del Genoa. Sergio Brighen. Credo proprio che questo gol è incredibile contro una squadra inglese. Difficilmente le squadre straniere riescono a segnare su calci d'angolo, perché solitamente le difese inglesi sono bravissime nel gioco volante aereo. Quindi è una sorpresa. D'altra parte Galante ha fatto parecchi gol anche nel campionato italiano, quindi è abituato. Veramente una sorpresa questo Genoa. Una grande soddisfazione anche per gli oltre 1000 sostenitori rossoblù giunti qui a Londra, mentre osserviamo ancora la risposta rabbiosa della formazione inglese. E ora la partita naturalmente viene, può essere governata a proprio piacimento dal Genoa. Ruotolo Galante, la coppia di marcatori, eccolo qui Fabio Galante, Magoni, Montella riesce il dribbling su Aspin che poi lo mette giù, rimane contuso Vincenzino Montella, poi si rialza, minaccioso Aspin. Boghi, naturalmente freddati i sostenitori del Port Vale, giunti naturalmente in massa. Questi è il manager John Rudge, che da 11 stagioni dirige questo club e che, ripetiamo, milita attualmente nella prima divisione inglese al quart'ultimo posto. Una squadra però che negli ultimi due mesi aveva conseguito una serie di risultati utili sia in campionato sia nelle varie manifestazioni nazionali. Buone credenziali, insomma. Certamente questo Genoa dimostra di avere ottimo carattere e di essere spietato sotto rete. McCarthy. Va a vuoto questa volta Galante, sospinto forse anche da Foyle. Ecco Pastine, l'anno scorso al Torino. Era partito Spagnolo come titolare, poi Pastine ha rilevato il collega. Dell'Icardi. Bortolazzi, nessuna voglia di spingere da parte rossoblù. Tocca naturalmente agli avversari farsi vedere e sentire, mentre c'è comunque questa pressione costante di Nappi, di Onorati, anche di Montella sui difensori avversari in possesso di palla. Venticinquesimo minuto, siamo sempre sul 2-0 qui a Londra. 2-0 siglato per il Genoa da Ruotolo al 13° e al 21° da Fabio Galante. Pallone che si impenna, messo giù da Nicola. Magoni, lunghissimo, naturalmente per Montella. Stokes. Bortolazzi. Nappi. Si sovrappone Magoni. Montella, Ruotolo, Montella, non passa. Arrivo di pressione da parte di Ruotolo, Boghi. Lunghissimo anche per Steve Gappi. Bortolazzi. Ancora una volta pescato in fuorigioco Gennarino Ruotolo. È un Genoa comunque generoso, vero Brighenti? Veramente eccezionale, anche perché adesso il centrocampo del Genoa ha preso il sopravvento, specialmente con Onorati, Magoni e Bortolazzi, e stanno dettando il gioco. Forse gli inglesi sono un po' demoralizzati anche.
scatta Montella sulla sinistra, arriva Onorati, ruotolo, tocco corto, preda di Porter che allarga sulla sinistra a beneficio di Gappi, va via in scia a Delicarri che però non demorde. Ha protestato Delicarri, è stato naturalmente redarguito dal direttore di gara finlandese Ilkka Koho di 38 anni. Inquadratura per Bogi. Ed è stato ammonito anche Delicarri per queste proteste al 27esimo minuto del primo tempo. Palla in aria, Foyler, Stocks, la palla buona per Glower ed è stato Galante ad impedire che il pallone stesso finisse in rete. Buona occasione per il Port Vale. Angolo dalla bandierina, Steve Gappi, lunghissimo, esce Pastine, disturbato da Martin Foyl, sicura la presa del numero 1 del Genoa. Il pressing di McCarthy, ruotolo, spostato ora sulla sinistra, Delicarri, Bortolazzi, Nappi, in profondità per Montella, sguscia, ruotolo lungo per Nappi. Stiamo avviandoci alla mezz'ora. Da Hill a Boghi. Porter, il solito Gappi sulla sinistra. Parte il traversone, l'anticipo di Cavallo. Sbuca dalle retrovie Hill, chiede triangolo a McCarthy, prosegue il numero 7 del Port Vale. Glower in area fermato da un preciso intervento di Cavallo. Onorati, il contrasto favorisce Porter. Altro intervento duro di Onorati, quasi a vendicarsi dell'intervento precedente. Mezz'ora del primo tempo, 2-0 per il Genoa a Wembley sul Port Vale, netto l'intervento falloso di Onorati. Foyler, sguscia Glower, chiude ancora Galanti. Il Genoa corre una serie di pericoli. In due occasioni è stato bravissimo Galante a chiudere. Con questa battuta dalla media distanza di Foyl che non sortisce alcun effetto. Giornata calda a Londra. Rivediamo l'azione precedente e ancora una volta Galante molto bravo a frapporsi. Mentre ora osserviamo questo tentativo rosso-blu con Onorati, Stocks, Nappi, ruotolo, palla recuperata da Boghi, rovesciamento di fronte, Gappi, si fa vedere Porter ma sulla destra è servito McCarthy. Dribbling a rientrare, palla che filtra verso Glower, non chiude Cavallo, Delicarri mette in calcio d'angolo, anzi no, il pallone è ancora in gioco, una stranissima traiettoria, aveva ingannato anche noi. Inquadratura per John Rudge. Glower in area, tocca per ultimo Cavallo in calcio d'angolo, soffre il Genoa Brighenti. Soffre, ma le caratteristiche degli inglesi sono sempre state quelle della combattività, del dinamismo e di non mollare mai la presa. In questo momento stanno cercando di rimontare, sarà molto difficile per loro, però continuano e insistono all'attacco. Calcio a Gappi, non esce Pastine,
e svetta su tutti Aspin, Neil Aspin. La deviazione però fuori bersaglio, rivediamo. Galante non doveva nemmeno scendere in campo dal primo minuto, poi Salvemini ha cambiato idea e ha timbrato la sua prestazione con un gol molto bello per scelta di tempo e per precisione. Musselwhite. Il lunghissimo rinvio. Questa volta viene anticipato Galante. Magoni. Bortolazzi. Parte Montella, segnalata la sua posizione di fuorigioco da uno dei due collaboratori dell'arbitro finlandese Koho. Boghi, l'anticipo netto di Deli Carri su Foyler. Onorati. Nicola. Hill. Buono questo gioco di Glower su Galante, palla innocua per Pastine, sicuramente il più pericoloso fra gli attaccanti avversari. Glower, giocatore di 26 anni, scozzese, che ha militato anche nel Leicester, nel Luton Town, è stato anche nazionale under 21 di Scozia. Si scusa Nappi. Stokes. Arriva il solito gap sulla sinistra, parte il traversone, l'uscita di Pastine. Bravo Pastine oggi nelle uscite, Breghetti. Eccellente, non solo nelle uscite ma anche alcune parate veramente state decisive, perché gli inglesi in effetti sono pericolosi nonostante che i difensori del Genova tengano bene. Quindi però devono stare attenti il Genova, perché gli inglesi certamente se segnano un gol diventano pericolosi. Il possesso di palla, i giocatori rosso-blu non hanno alcun interesse naturalmente a forzare visto il risultato. Bortolazzi riesce a vedere con la coda dell'occhio l'inserimento di Nicola, pescato in posizione irregolare, ma abbiamo qualche dubbio. Riparte Hill. Boogie. Ancora per Hill. Galante direttamente in fallo laterale. 35 minuti nel corso del primo tempo. Genoa 2, Port Vale 0 a Wembley. Boghi. Il pressing di Nappi. Poi Hill. Largo per McCarthy. Il traversone stacca bene Deli Carri. Poi Ruotolo in copertura. Ruotolo che staziona da un po' di minuti a questa parte sul settore sinistro per poi riprendere in fase di attacco la sua posizione abituale. Da quest'altra parte Stokes. Gappi. Chiude Magoni, c'è anche Ruotolo adesso che va al raddoppio. In terza battuta addirittura Cavallo, poi l'intervento di Galante con il gioco pericoloso di Foyle, subito segnalato dal direttore di gara. Si riprende Fabio Galante. Rivediamo. Netto l'intervento a gamba tesa del numero 9 del Port Vale. Abbiamo detto in apertura che hai calcato molti anni fa questo terreno, le sensazioni da giocatore te le ricordi? Ah, bellissimo, è un terreno che non si può sbagliare. Quando si sbaglia uno stop su questo terreno è veramente grave. La tecnica si può mettere in risalto come si vuole. C'è molto vastità di gioco, quindi tutto più facile. Sta per approssimarsi un cambio. Nel file naturalmente del Port Vale,
Bortolazzi, Ruotolo, Onorati, Nappi ancora per Ruotolo, lungo per tutti. Gioco naturalmente fermato perché c'è questo cambio nelle file del Port Vale. C'è l'uscita di Stokes. Dovrebbe essere Tankard, abbiamo nella lista il numero 12 Tankard. Naturalmente poi verificheremo anche durante l'intervallo. Qualche problema forse per Stokes, non crediamo si tratti di provvedimenti disciplinari, mentre ora c'è stato questo non felice disimpegno di Cavallo, pallone che è terminato direttamente in calcio d'angolo. Sale uno dei due centrali inglesi, vale a dire il numero 5 Griffiths, pronto a staccare, come già in precedenza è successo al suo compagno di reparto Haspin. Gappi, primo palo, prolunga intelligentemente Griffiths, il rinvio di Galante, quindi Nappi, Boghi, Glower, Boghi, e c'è un intervento di Magoni, primissimo piano per Oscar Magoni, 29enne centrocampista del Genoa, prelevato dall'Atalanta la scorsa stagione. Gappi, parte il cross, ancora questa manovra d'attacco, il contropiede rosso-blu, Bortolazzi, superiorità numerica, Nappi si sovrappone Onorati, un'occhiata in mezzo, l'acrobatica rovesciata di Montella ed è il 3-0. Grande Genoa e grande Montella. Tipico gol di Montella, ne ho visti fare parecchi di questi rovesciati da Montella e quasi tutti sono andati in rete. Rivediamo Brighenti, per la gioia anche credo dei sostenitori rosso-blu che stanno seguendo questa partita. È un Genoa veramente spietato, cinico, che non ha fallito le occasioni che ha avuto davanti a Musselwhite. Un gran bel gol per lo scugnizzo di Pomigliano d'Arco, che dopo aver militato per tanti anni nell'Empoli, quest'anno nel Genoa sta veramente timbrando alla grande la sua prima stagione in rosso-blu, prima stagione nel calcio che conta, qualche malanno fisico, ma forse queste imprese riescono anche a far dimenticare i dolori. I gol sono stati meritati e devo dire di più, quella difesa inglese è veramente scadente, specialmente come abbiamo detto già dall'inizio i due centrali. Penso che di questo passo potranno venire anche altri gol perché continueranno gli inglesi a attaccare e aprirsi dietro. Ce lo auguriamo perché fino adesso il Genoa ha dato e ci ha dato soddisfazioni, 3-0, Ruotolo, Galante, Montella. Praticamente ogni reparto ha segnato, la difesa con Galante, il centrocampo con Ruotolo e l'attacco con Montella, a testimonianza che insomma il Genoa quando vuole sa portare alla conclusione qualsiasi giocatore. Montella sulla sinistra, gli applausi ora della tifoseria rosso-blu presente a Wembley. Senza problemi Cavallo, passivo pesantissimo per il Port Vale, Ruotolo, spazio a disposizione, sulla destra Magoni, cerca la conclusione, Musselwhite, ancora in difficoltà l'estremo difensore del Port Vale, non ci è sembrato impeccabile forse sulla prima realizzazione di Ruotolo, sorpreso sotto misura dal colpo di testa di Galante, ma certamente la rovesciata di Montella è esclusivamente merito credo del centravanti rosso-blu.
combatte Onorati, combatte Galante, Cavallo. Guadagna McCarthy il pallone sulla destra. E poi arriva Fabio Galante che spazza direttamente in calcio d'angolo, gasatissimo Galante dal gol siglato qui a Wembley e un po' sconsolato John Rudge. 42 minuti di gara nel corso del primo tempo. Stacca Nicola, Nappi, McCarthy in bocca a Pastino. Il fischio di Coho, il fallo di Montella su Griffiths. Boghi, Gappi, ancora per Boghi. Attacca Ruotolo, Aspin, la palla in profondità per lo scatto di Glower, c'è Cavallo in chiusura per Delicari che prende il tempo a Gappi, Bortolazzi la fa filtrare verso Ruotolo, da questi di prima intenzione per Montella, ottimo il taglio per Nicola, è apprezzabile questa manovra d'attacco rosso-blu, tutta in velocità in verticale. Continuano però a sostenere la squadra, i sostenitori, i tifosi del Port Vale presenti qui a Wembley. Boghi, Gappi, sgomita con Ruotolo, il fallo assegnato al giocatore rosso-blu. Boghi. Una serie di dribbling, la chiusura di Magoni, Genoa attento soprattutto sulle fasce nel concedere poco al Port Vale e poi Genoa veramente spietato sotto rete. Ruotolo, lo scatto di Nappi questa volta è buono, l'uscita di Musselwhite. Marco Nappi ha girato molte piazze, spesso e volentieri però ha toccato Genoa e Genova, sponda rosso-blu. Questa è la quarta stagione, non consecutiva naturalmente, di Marco Nappi appunto al Genoa. Sfiduciati mi sembrano gli avanti del Port Vale, Brighenti. Ormai vedo il Genoa dominare tatticamente e soprattutto tecnicamente. Infatti nelle conclusioni va sempre vicino pericolosamente il gol, mentre gli inglesi quando arrivano vicino a porta non vedono più. Probabilmente è una squadra che ha delle difficoltà sia in difesa che nelle punte. Ruotolo, fase di gestione e di mantenimento del risultato per il Genoa. Un 3-0 perentorio. Onorati, Cavallo, Bortolazzi. Siamo nella fase di recupero. Delicarri. Vedremo anche se nella ripresa Salvemini, visto anche il risultato, effettuerà qualche cambio. Galante, Cavallo. Fanno girare il pallone i giocatori rosso-blu. Lo scambio con Delicardi, l'accenno al pressing di Foyle e poi guadagna la palla il nuovo entrato Tanker. Aspin. Chiude Magoni. Ancora le telecamere che indugiano sul manager del Port Vale. Formazione di Stock on Trent, qualche decina di chilometri a nord di Birmingham. Abbiamo visto intanto questo disimpegno di Daniele Delicarri, 24enne difensore rosso-blu.
E ora c'è il fischio dell'arbitro Coco, allora Genoa in, a riposo, in vantaggio. Per 3-0 qui a Wembley sul Port Vale, molto vicina, molto vicino il successo nel torneo anglo-italiano. 13esimo, 24esimo e 39esimo del primo tempo, e su queste immagini noi momentaneamente vi salutiamo. Intanto dobbiamo segnalare una, dobbiamo fare una rettifica. Avevamo sulla nostra lista con il numero 12 per quanto riguarda il Port Vale Tankard, ma invece abbiamo fatto appunto una verifica anche con i colleghi inglesi, con il numero 12 è entrato Ray Walker, 33 anni, è il giocatore che da più tempo milita nelle file della formazione di Stoke-on-Trent, oltre 370 presenze, e quindi col numero 12 vedrete nella ripresa il numero 12, Ray Walker. Dell'attacco lui riesce a centrare l'angolo opposto in torsione volante. Sta per entrare Torrente con il numero 14 e quindi vedremo chi Salvemini lascia riposare. Ecco intanto il manager del Port Vale, John Rudge. Saluta i tifosi ed ecco Vincenzo Torrente da Salerno, da 11 anni al Genoa, un'altra istituzione rossoblù. Tutto è pronto per questa ripresa, comoda almeno inizialmente. Il Genoa parte da un 3-0 che dà grande sicurezza. Ecco Torrente, vediamo anche se ci sono state delle variazioni per quanto riguarda l'assetto difensivo della formazione rossoblù. Numero 8 Porter. Palla lunga, prova l'aggancio Montella, Aspin. Il controllo. Direttamente in fallo laterale. Ruotolo. Magoni. L'anticipo di Bortolazzi dalla media distanza, finta il tiro, poi Montella, ruotolo, sotto misura, Nappi, la palla scorre verso Magoni, muro invalicabile, il numero 2 Andy Hill. Parte bene il Genoa anche in questa ripresa. Il pallonetto di Nappi, palla contesa sulla linea dell'area. La manovra del Port Vale con Haskin, profondo, stacca dell'Icarri, quindi Torrente, ruotolo, ancora una volta colti in posizione di fuorigioco Nappi e Montella. Wonka. Ancora per Walker, fanno muro i difensori del Genoa con Galante, poi viene spostato platealmente Magoni, il tiro di Porter e la deviazione di Pastine con il successivo disimpegno di Torrente, e il, si scalda la tifoseria del Port Vale, incredibile questi inglesi sotto di tre gol, soprattutto i loro tifosi. Ecco la conclusione del numero 8 Porter, la deviazione di Pastine, oggi in ottima condizione. Mentre è rimasto a terra Nicola. Autore di un buon primo tempo, come del resto tutta la squadra. Felici alcune intuizioni sue sulla corsia di sinistra. Mentre il gioco sta per essere ripreso. È intervenuta anche l'equipe sanitaria
presente qui a Wembley. Rivediamo. Finisce a terra Galante, poi prosegue. Termina a terra anche Nicola. E c'è il segno della sostituzione. Mi sembra che si sia cacciato da solo, senza alcun contrasto. Qualche problema forse al ginocchio sinistro. Genoa in inferiorità numerica in questo frangente. McCarthy. Palla in gioco. Hill. Insegue il pallone Galante, ancora per McCarthy. Sul primo palo l'uscita di Pastine. Sono trascorsi 4 minuti nel corso della ripresa. Insiste il Port Vale. Porter. Il lunghissimo rilancio di Griffiths. Ruotolo attaccato da Porter. Torrente che esce comunque bene. Montella che ripiega. Alla meglio Walker. E ora c'è il cambio richiesto dai sanitari del Genoa. Entra Johnny Van Skip al posto di Nicola, mentre prima era uscito Onorati per Torrente. Agli inglesi non manca la volontà, manca però la qualità, quindi questo inizio del secondo tempo, come del resto il primo, li vede all'attacco, però attacchi confusionari. Ecco, sul piano agonistico c'è questa risposta intanto del Port Vale, forse un po' tardiva, mentre vedete inquadrato con il numero 4 Ian Boogie, 29enne centrocampista del Port Vale. Nappi prolunga verso Van Skip, possibilità del traversone fuori misura. Johnny Van Skip sorridente, anche per l'olandese una stagione non positiva, vero Brighenti? È stata una stagione scadente per Van Skip, anzi non capisco come l'hanno riconfermato, pur sapendo che è stato un grande campione nell'Ajax e nell'Olanda e quindi che non si sarebbe adattato alla Serie B. McCarthy riesce a superare in qualche modo delle carre. Gappi, forse fra i migliori del Vale. Porter, lo scambio ancora con Gappi, l'1-2, riesce. Cavallo. Si prosegue, si combatte. L'arbitro finlandese naturalmente lascia correre, sono contrasti duri ma piuttosto efficaci. Aspin. Ormai il Vale gioca costantemente a pieno organico nella tre quarti di campo rosso-blu. Gennarino Ruotolo che ha aperto oggi le marcature e al solito la battuta è affidata a Gappi con Griffiths sistemato a centro area. Prova lo stacco e c'è una deviazione di Delli Carri in calcio d'angolo. Sotto pressione la difesa rossoblu, rivediamo. Walker. Battuta tesa. Il rinvio di Bagoni direttamente verso Johnny Van Skip. Scatta Nappi. A centro attende Montella. Genoa che punta ora sul contropiede veloce per dar fastidio alla retroguardia del Vale. Ruotolo insiste nella sua azione. Nappi, palla sul destro, lascia scorrere Muscle White. Buona opportunità anche per Nappi. Costante, direi Brighenti, il suo apporto, soprattutto in funzione della squadra oggi. Nappi veramente fa una partita eccezionale perché oltre a puntare al gol anche in aiuto dei compagni difensivi. Comunque
la partita è tutta ancora da giocare, perché un gol inglese potrebbe pregiudicare il risultato. E spero che questo tuo, chiamiamolo così, velato pessimismo non abbia poi riscontro sul terreno di gioco. Torrente, Ruotolo, Nappi. Una serie di dribbling. Cerca l'1-2 con Ruotolo, l'anticipo netto su Marcel White che tarda ad uscire. Ruotolo e sono 4. 4-0 per il Genoa dopo 8 minuti nel corso della ripresa. Perforata ancora una volta la retroguardia del Vale e direi che anche Marcel White ha le sue colpe in questa occasione. Rivediamo, pallone lunghissimo, la respinta di Marcel White, poi lo stesso Nappi, Ruotolo, questo pallonetto per il 4-0 del Genoa a Wembley. E trionfo, Sergio. È stato un gol di classe veramente. Ruotolo ha guardato bene dove era possibile mettere la palla e con un tocchetto l'ha piazzata. Credo proprio che il Genoa ormai abbia in tasca la vittoria, anche perché una difesa così scombussolata come quella inglese era raro vedere. Galante, Pastine, Van Schip, il contrasto di Montella con Porter, gioco ripreso irregolarmente, inquadrato Porter ed ora ecco i mesti sostenitori del Port Vale. A questo punto Wembley diventa una semplice gita. Magoni, la lunga battuta di Cavallo, stacca Nappi più in alto di lui, Aspin. Magoni sulla sinistra, qualche piccola mossa anche da parte di Salvemini in questa ripresa, per un risultato che però non dovrebbe avere ripercussioni negative. Prova Glover, Torrente alle prese con Gappi, tocca per ultimo il giocatore rosso-blu, inquadrato intanto McCarthy, Foyle, Boghi, Walker, lo scatto di Foyle in area dall'altra parte per l'incursione di John McCarthy, giocatore di 26 anni, un giocatore più pagato nella storia del Vale, 450.000 sterline, mentre non cambia mai espressione John Rudge, che è il manager del Vale. Il fischio di Coho. Neil Aspin, Pastine concentrato, svetta su tutti Cavallo, la palla in calcio d'angolo, 12 minuti nel corso della ripresa, 4-0 per il Genoa, il solito Griffiths che si propone. Alla battuta Gappi, sul primo palo, l'uscita di Pastine, il pallone che sta finendo in rete, probabilmente c'era anche un fallo, mentre ora va a intervenire l'arbitro finlandese, abbiamo la possibilità di rivedere. L'uscita di Pastine e in effetti fra due avversari c'è poi Bortolazzi che spazza sulla linea di porta. Brighenti, ci stava il fallo? C'era un fallo sul portiere. Comunque dico che gli inglesi meritano almeno il gol dell'onore. Assistiamo a questo calcio di punizione. Walker sta per toccare a beneficio di Porter.
palla che si infrange sulla barriera. Si distende ora il Genoa. Fallo di Boghi su Montella. Troppa fretta per il Genoa e si prepara un'altra sostituzione nelle file del Vela. Mentre lascia il terreno di gioco Lee Glauer e al suo posto dovrebbe entrare col numero 14 Naylor. McCarthy. Nappi, la possibilità di toccare per Ruotolo che sta facendo oggi la parte del leone. Altra possibilità per Ruotolo, doppietta per Gennarino Ruotolo ed ora c'è il cambio. Rivediamo, Nappi si propone, Ruotolo, osservate mentre giunge in corsa, poi cerca di piazzarla. Buona prestazione anche per Ruotolo, grande grinta dei giocatori del Genoa, un successo che Salvemini si augurava, lo stesso presidente Spinelli, mentre osserviamo l'iniziativa di Gappi per dare tono anche al campionato dei rossoblù, un campionato iniziato benissimo, poi questo vantaggio corroso nelle giornate successive, una posizione in classifica veramente anonima, ma il Genoa ha tutti i requisiti per puntare ancora alla promozione in Serie A. Rinvio un po' maldestro di Cavallo, ancora Ruotolo a staccare. Uoca. Dell'Icarri, puntuale in marcatura. Foyle fa buona guardia a Galante. Naturalmente il Genoa ha raggiunto il proprio obiettivo. Sedicesimo del secondo tempo, 4 gol all'attivo, la possibilità di controllare la partita. Intervento piuttosto duro ora di Dell'Icarri. Boghi. Ancora Gappi. Un po' frenetico in questa circostanza, Gappi. Una famiglia di Whale in vacanza a Wembley, veramente una gran bella giornata, almeno quella per i sostenitori della formazione di Stoke-on-Trent, che sta soccombendo al cospetto di un Genoa che ha mostrato sicuramente tutta la sua potenzialità, la sua concentrazione. Torrente, Bortolazzi, Ruotolo, Nappi, scatta ancora Ruotolo, tocco corto, il recupero di Porter, Walker evita l'intervento di Nappi, insiste nella sua azione, in profondità per lo scatto di Foyle, in anticipo Cavallo, un doppio intervento, tocca per ultimo il libero rossoblù. Si riprenderà quindi con una rimessa laterale a favore del Vale, quando i minuti di gara nel corso della ripresa sono 18. Walker verso il nuovo entrato Nilo. E Cavallo non è molto convinto della decisione del direttore di gara finlandese, che non ha fischiato in verità molto, almeno nel corso dei primi 45 minuti. Il solito Griffiths in prossimità dell'area piccola.
lungo per tutti. McCarthy, Pastine, e ora vedremo se scatta il contropiede del Genoa. Il lunghissimo rinvio del portiere del rossoblù, Haspin, Hill, addirittura Galante si trova ad essere l'attaccante più avanzato. Lo scambio non riesce fra Van Skip e Bortolazzi. Boghi viene richiamato a gran voce da Salvemini. Galante, anche sul 4-0, l'allenatore di Molfetta vuole cautelarsi i brighenti. È stupefacente l'impegno e la concentrazione di tutti i giocatori del Genova, nonostante il risultato sia talmente vasto che 4-0 è impossibile pensare di poter essere raggiunti. Comunque è encomiabile. Un po' di leggerezza ora da parte di Ruotolo, la conclusione di Walker fuori bersaglio. Brighetti parlava di grande concentrazione dei giocatori rossoblù. E visto che all'inizio di telecronaca abbiamo parlato di come il successo qui a Wembley abbia poi coinciso con ad esempio nel 93 la promozione in A della Cremonese, nell'anno successivo poi quella del Brescia, quando appunto il Brescia vinse qui a Wembley, chissà che non sia appunto di buon auspicio questa vittoria da parte dei rossoblù per centrare quella promozione che fino a due mesi fa pareva non sfuggir loro. Pastine sicuro fra i pali. Si combatte ancora sulla tre quarti. Johnny Van Skip sistemato sulla sinistra. Magoni, libero Ruotolo. Poi uno svarione consente a Ruotolo di segnare il 5-0 ed è tripletta. Ventesimo, Genoa 5, Port Vale 0. Incredibile Gennarino Ruotolo, 3 gol. Brighenti. Beh, come abbiamo detto dall'inizio, la difesa del Port Vale è veramente scadente. Anche in questo caso si vede l'ingenuità del controllo di palla. Veramente la tecnica non fa parte di questi difensori. Questo svarione di Walker che poi demorde e non perdona Ruotolo. Ruotolo che è stato anche un tuo giocatore qualche anno fa. Certo, ha fatto parte delle varie nazionali, la mia rappresentativa di Serie B, lui è stato un vero pezzo forte, ma ha giocato anche in Nazionale A, non bisogna dimenticarlo. Pertanto 4 reti se li merita tutti in questa partita. Fino adesso ne ha fatte 3, quindi gli auguri di segnare la quarta. Esatto. McCarthy controlla a distanza Bortolazzi. Boghi, Walker, ancora Ruotolo, Magoni, decisamente una marcia in più direi di Ruotolo rispetto anche a compagni ed avversari, perché è stato veramente lucidissimo in zona gol. Eccolo ancora a colpire di testa, incredibile, si stupisce è diventato di simile libertà forse. Non cambia espressione il solito John Rudge. Magoni, Van Skip, 23esimo, Genoa 5, Port Vale 0. Van Skip in profondità, Montella. Forse era incerto se cercare il pallonetto, Brighenti. Credo proprio che in questo caso lui, tentando di tirare di destro, ha commesso un grave errore. Rivediamo, Van Skip in profondità per Montella. Era l'occasione opportuna di provare il destro, soprattutto quando si sta vincendo 5-0. Lui deve cercare di migliorarsi proprio tecnicamente in questa partita. Foyle, Boghi, McCarthy, e c'è anche il gol di Foyle da parte del Port Vale al 23esimo minuto, 5-1, e scoppia
l'entusiasmo sulle tribune dell'Empire Stadium di Wembley. Rivediamo, bella la manovra, il tocco d'esterno di Bogey per McCarthy, pallone in mezzo, l'intervento di Foyle che anticipa Galante, piccola soddisfazione quindi anche per la formazione di Stoke-on-Trent. Sono tifosi ammirevoli questi del Port Vale, veramente dilettanti, ma a un punto tale che fa piacere ascoltarli nel loro entusiasmo. Haspin. Il rinvio di Griffiths. Cavallo verso Pastine, il cui rilancio termina nella zona di Montella. Insiste Ruotolo, la pressione di Bortolazzi, Bogey instancabile, Bortolazzi, lo spazio per Nappi, il tocco corto per Ruotolo che di fatto ora è il centravanti del Genoa. Positivi i suoi inserimenti proprio nel cuore della difesa avversaria. McCarthy lavora questo pallone sulla destra, ritrova la giusta concentrazione anche in fase difensiva il Genoa. Insiste il Vale, primo piano per John McCarthy. Lo scontro con Bortolazzi non mi sembra ci fossero estremi disciplinari, intanto il fischio del direttore di gara finlandese, punizione, il calcio di punizione assegnato al Genoa. Minuti di gara nella ripresa 25, risultato più che rotondo, Genoa 5, Vale 1. Grande entusiasmo sugli spalti del mitico impianto londinese, gran vociare soprattutto dei sostenitori del Vale, molto più concreta, palpabile la gioia dei tifosi rossoblù, mentre c'è questa serietà di Salvemini che assiste con grande concentrazione allo sviluppo di una partita che ha visto comunque il Genoa premiato soprattutto per propria incisività e determinazione in fase offensiva. Angolo per il rossoblù. Si fa vedere Galante. Direttamente sulla schiena di Bogey, McCarthy, Foyle. Cavallo. La grinta di Walker. Aspen, gli risponde Delicarro, ancora Griffiths, sempre gioco aereo. E ora cerca di mettere un po' d'ordine Bortolazzi, Galante, il tocco in profondità per Nappi, il colpo di tacco, lo scambio con Ruotolo, si accentra lo stesso Ruotolo, sulla destra si improvvisa ala Torrente, Nappi in area, uno contro uno con Espin, il dribbling riesce, resiste ad un intervento di Haspin con grande coraggio, Genoa vicino alla sesta segnatura. Evidente Brighenti che quando il Genoa affonda dà la sensazione di arrivare quasi in porta, no? Ne abbiamo già parlato dall'inizio che la difesa del Port Vale non può resistere alle puntate dei genovani, sono in questo momento irresistibili i Nappi e i Montella. Bortolazzi, Magoni, Galante dal limite, si aggiusta il pallone, un
conclusione quasi efficace da parte di Fabio Galante, che oggi è andato a raccogliere tanta gloria a Wembley. Rivediamo. Ha tutto il tempo per aggiustarsi la palla, addirittura con il tacco, poi scarica questo destro comunque fuori bersaglio. 29esimo, ancora Galante in azione. Montella, il solito ruotolo, questa volta Nappi non scatta per paura del fuorigioco. Il contrasto è efficace, reclama forse Nappi un assist che non c'è stato. Tornano in avanti i giocatori inglesi. McCarthy. Con calma Pastine lascia scorrere il pallone sul fondo. Mentre ora c'è anche un ulteriore cambio con, vedete, Spagnolo che si sta accingendo a subentrare naturalmente a Pastine. Gloria anche per il 32enne, secondo portiere del Genoa. Esce forse facendo un rilievo a qualche difensore, Pastine Brighenti. È abbastanza nervoso e non capisco come mai. Vorrei ricordare che in questa partita c'è stato un arbitraggio veramente eccezionale, tipico inglese che ha lasciato correre molto, però non c'è stato nessun infortunio grave e la partita è corsa velocemente con piacere. L'arbitro naturalmente, lo ricordiamo, è finlandese, ma dobbiamo sottolineare anche poi la correttezza, no, delle due squadre in campo. C'è gloria anche per Giampaolo Spagnolo. Tocca il suo primo pallone a Wembley. Ricordiamo anche che di Genoa Port Vale si parlerà questa sera nel corso delle rubriche della testata giornalistica sportiva, Domenica Sprint, La Domenica Sportiva, e domani anche nel corso di A Tutta B, con inizio alle 15.45 su questa stessa rete. Haspin. Genoa che rientrerà in Italia questa sera. Ecco Johnny Van Skip. Il pallonetto di Montella a liberarsi di Griffiths. Ruotolo che commette fallo. Cenno di nervosismo, ma il direttore di gara finlandese è sempre lì, molto vicino alle azioni. Gaffi. Boghi. Svetta Galante, Porter, Cavallo, l'anticipo di Delicarri sulla possibile presa di Spagnolo. Ammirevoli però questi inglesi che insistono nel giocando una partita quasi non conoscendo il risultato, no Brighenti? Sempre. La loro caratteristica è questa, dall'inizio alla fine, comunque sia il risultato, loro continuano a giocare allo stesso modo. Montella. Largo Nappi. Il dribbling non riesce. 33 minuti, Porter porta avanti i suoi. Lo scatto di Foyle. Lo travolge Cavallo. È sempre Gappi pronto a calciare. L'uscita di Spagnolo. Un
pallone che finisce direttamente nell'area del Port Vale, se lo aggiusta Musselwhite, effettua questo lungo rilancio McCarthy, il pallone è uscito, non è molto convinto il numero 7 del Vale, mi è sembrata chiara la dinamica dell'azione. Può comunque rilassarsi Gaetano Salvemini, subentrato a Radice il 19 febbraio scorso. Boghi, Gappi, Cavallo, Ruotolo, Bortolazzi, ancora per Ruotolo, instancabile ed inesauribile Montella. La sovrapposizione di Ruotolo sulla destra, Montella lo ignora, apre sul settore opposto. Vaschi, palla dentro, Montella, Aspin, ha capito tutto. Bortolazzi, c'è molta libertà a centrocampo. Vaschi, l'inserimento di Magoni, McCarthy e Gappi hanno veramente coperto instancabilmente le due fasce. Prova Foyle questo lunghissimo rilancio, ottima per scelta di tempo l'uscita di Giampaolo Spagnuolo. Si fanno sentire anche i sostenitori del Genoa. Tenta l'uscita Spagnuolo, forse un po' avventata, riesce in qualche modo a deviare, poi c'è questa conclusione, erano piazzati sulla linea di porta Galante e Cavallo. Abbiamo visto inquadrato Gappi. Ecco il cross di McCarthy. E l'uscita in effetti Brighenti un po' avventata di Spagnuolo, no? Certo, però si vede da queste azioni la differenza tra il Genoa e il Port Vale è proprio tecnica. Errori di conclusione così banali, solo quelli che sono scarsamente dotati tecnicamente possono farli. 36esimo della ripresa, risultato fissato sul 5-1. Il leone di Wembley oggi è Gennarino Ruotolo, 3 gol al suo attivo. Di Galante e di Montella le altre realizzazioni rossoblù. Montella che insiste, deve uscire Musselwhite quasi al limite della propria area di rigore. Port Vale che si è presentato per la terza volta a Wembley. Boghi, non lo lascia un attimo Torrente, si tratta naturalmente di Gappi, continua a fintare con le gambe, opera questo traversone, c'è una deviazione e c'è anche il successivo angolo. Il solito Griffiths, lo vedete col numero 5 di spalle. Tua mia, e il Vale accorcia le distanze. In mischia, credo abbia segnato ancora Foyle. E doppietta di Foyle al 37esimo. Rivediamo, Brighenti. Credo proprio che la sconfitta del Port Vale sia dalla difesa veramente incredibile, che purtroppo per gli inglesi non è all'altezza della situazione, perché come vedete centrocampisti e attaccanti stanno giocando una discreta partita. Il Genoa comunque, se avrà questo spirito combattivo e aggressivo come ha dimostrato in questa partita, farà bene anche in campionato. 5-2 risultato a Wembley. Gappi,
Torrente, lo scatto di Montella, posizione netta di fuorigioco per Vicenzino Montella. Insiste il Vale, svetta dell'Icarri, aggressivo Foyle, Bortolazzi con calma, Magoni, Van Schip, punta naturalmente al possesso di palla il Genoa, Cavallo, Griffiths su Montella, a recupero Torrente, Bortolazzi, buono il controllo di Nappi che combatte con Haspin. I due finiscono poi a contatto, gli applausi sono per il centrale, il difensore centrale del Vale. A terra Nappi, questa volta su di lui commesso fallo. Stiamo vedendo salire anche dell'Icarri, non vediamo Galante, c'è Ruotolo, batte la punizione Bortolazzi, Montella, la respinta di Marcel White sul colpo di testa sotto misura del centravanti del Genoa. Gioco che prosegue, sempre intensa la partita. Montella stava per arrivare a quota 6 e alla doppietta, rivediamo. Una deviazione poi di Hill, stava compromettendo in effetti la parata di Musselwhite. Insiste McCarthy, il fallo è di Magoni. Altro cambio nelle file del Vale. È pronto Stuart Talbot, centrocampista di 22 anni. L'uscita di Gappi. Hill. Bortolazzi. È rimasto solo Haspin in retroguardia per il Vale. Poi ecco Musselwhite fin sulla tre quarti per cercare il lunghissimo rinvio. Walker finisce a terra, arriva a cavallo, Van Schip, non c'è fretta, eppure Magoni va a cercare Montella. 42esimo minuto della ripresa, risultato di 5-2 per il Genoa, 7 gol a Wembley, partita veramente godibile. Genoa che nel primo tempo ha in pratica fatto suo l'incontro con un perentorio 3-0, non ha dato poi molto spazio agli avversari. Ruotolo recupera palla, scatta Montella, messo giù da Griffith, anzi dal nuovo entrato, da Talbot. Brighenti è ancora molto teso Salvemini. Stranamente, ma credo che in questo caso sia perché ha paura che si faccia male qualche giocatore. Foyle. Finisce a terra Foyle, viene ammonito Bortolazzi. Abbiamo parlato fino a qualche minuto fa di una partita comunque corretta. C'è un po' di nervosismo, forse dettato anche dalla stanchezza, perché le due squadre hanno corso molto. Rivediamo intanto l'intervento proprio direttamente sulla gamba di Bortolazzi, giustamente ammonito dal direttore di gara finlandese.
recupera Foyle, autore di, dei due gol del Vale. Mentre ora il direttore di gara ha convocato i due capitani, Porter e Ruotolo, per evitare che probabilmente la partita degeneri, ma era il caso, Brighetti? Proprio non era il caso, la partita è stata onorata dalle due squadre, specialmente dal Genova dal lato tecnico e dal Port Vale per la volontà, per la dinamica. Il fischio di Coho, mentre Ruotolo si era gettato in un'altra avventura offensiva, questa volta viene ammonito il numero 9 del Vale. Intervento duro su Bortolazzi, restituito in pratica il fallo di prima. 44 e 40 secondi, molto vicina per il Genoa la conquista della finale del torneo anglo-italiano edizione 95-96. Succede quindi nell'Albo d'Oro al Notts County, che la scorsa stagione aveva sconfitto per 2-1 l'Ascoli. Palla buona per Montella. Boghi. Fase di recupero. Arriva Dell'Icardi a chiudere. Ultimi attimi, ci sarà probabilmente un po' di recupero. Sono state diverse interruzioni in questa seconda fase della partita. Walker. Porter. Acrobatica rovesciata di Dell'Icardi. Bortolazzi. Van Schip. Serve molto bene Magoni sulla sinistra, reclama il pallone Nappi, colto in posizione di fuorigioco. Non è molto d'accordo il trentenne attaccante del Genoa. Naturalmente aspettiamo segnali anche per quando dovremo chiudere con il collegamento qui da Wembley. Iniziativa di McCarthy, su di lui interviene Magoni, calcio d'angolo, probabilmente una delle ultime occasioni per il Vale di cercare un'altra segnatura. Walker. Boghi. Sventa Torrente, Montella. Velocissimo Nappi, combinazione, superiorità numerica, scambio fra i due e poi l'intervento decisivo di Porter. Volevano andare quasi in porta con la palla, sia Nappi sia Montella. Licenze permesse, visto il risultato. Vale che insiste. McCarthy. Bortolazzi, Montella, Ruotolo, l'apertura per lo scatto di Nappi, il colpo di tacco per Galante in posizione irregolare, in effetti ha torto a lamentarsi Galante, era terminato in fuorigioco. Si prosegue, sono 47, quasi 48 minuti di gara nel corso della ripresa. Genoa 5, Port Vale 2. Boghi. Talbot. Lunghissimo. McCarthy sul fronte opposto, riesce quasi il tunnel a Van Schip. Poi bravo Magoni in copertura, Bortolazzi direttamente su Boghi, prova la conclusione della lunga distanza sul fondo. Applausi per il numero 4 del Vale, instancabile anche nel proporsi e nel cercare, come in questa occasione,
la porta di Spagnolo. E fischia alla fine Ilkka Kokko, arbitro finlandese. Il Genoa si impone a Wembley sul Port Vale per 5-2. La parte del Leone l'ha fatta Gennarino Ruotolo con 3 gol. Gli hanno fatto compagnia nel tabellino dei marcatori Galante, che vedete inquadrato, e Vincenzo Monti. Ed ecco il momento fatidico. Sorriso che si stampa sul volto di Torrente. Gliela consegna Enzo Bearzot. Lui è abituato alle coppe, ha già vinto la Coppa dei Campioni. Bellissima, allora questa immagine, i sostenitori rosso-blu in festa, una bellissima giornata di calcio, una bella giornata di sport. E quindi l'abbraccio, il bacio del presidente Spinelli al suo capitano. Possiamo chiudere qui naturalmente, allora ricordando che cosa è successo a Wembley oggi. Il Genoa ha battuto per 5-2 gli inglesi del Port Vale nella finale del torneo anglo-italiano.